E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti al nostro appuntamento live preferito, perché è venerdì e perché siamo live tutti insieme a commentare i grafici. Come sempre ci troviamo qui su Twitch per vedere quello che è accaduto in settimana, quello che Bitcoin combina, quindi come è impostato, quali setup ci sta mostrando, quali possibili scenari ci sono e in base a cosa li possiamo andare ad identificare e cerchiamo di aggiornare la nostra operatività, che sapete bene, ormai è un nostro appuntamento addirittura bisettimanale, proprio perché, insomma, con le cripto c'è da essere sempre sempre sul pezzo. Bitcoin che ultimamente sembra incredibile, ma si sta muovendo, ormai non eravamo più abituati a qualche movimento direzionale che durasse più di un giorno. Non bisogna ovviamente illudersi, perché è ancora presto per dire qualsiasi cosa, un movimento estremamente localizzato sul brevissimo, però è sempre un movimento. E quindi, appunto, abituati alla noia pazzesca del range, di quelle candeline spesse così, di quei movimenti inesistenti che poi ci costringevano a buttarci a fare gli speculatori folli sulle altcoins, è veramente una ventata d'aria fresca. Mi raccomando, se siete qui, commentate, fate domande, utilizzate la chat e se non siete qui, quindi per chi mi guarderà dopo sul tubo in differita, vi ricordo che è ancora più bello questo appuntamento live se lo fate live, quindi mi raccomando, se riuscite il martedì e il venerdì cercate di sintonizzarvi su Twitch alle ore 18 in modo da poter interagire con me ed è veramente bello, proprio perché appunto mi fate domande, mi dite guarda qui, guarda lì, insomma io cerco un po' di dare un senso al video in base a quello che voi mi chiedete per fare un po' la community come si deve, ecco. Tra l'altro adesso aspetto anche l'analisi tecnica del vestiario di oggi, perché ormai è un appuntamento fisso. Ambulanze ultimamente non ne sono nemmeno passate, quindi non c'è più neanche da fare il toto ambulanze. E inizio a leggere le vostre domande, a commentare un po' quello che accade nel mondo cripto, nuovi progetti, nuove cose, insomma, in base a quello che mi chiedete. Poi andiamo ad analizzare i grafici e le posizioni che ultimamente mi danno abbastanza soddisfazione, devo dire. Sono contento di alcune scelte che ho fatto, sia di allocazione del capitale, sia di trading, semplicemente. E poi ovviamente le commentiamo tutte. Bene, iniziamo subito con le vostre domande e vediamo cosa avete da chiedere. Mi raccomando, attivi, vi voglio sul pezzo, quindi non fate i timidi, chiedete cose, fate domande, siate partecipi, perché il bello è proprio quello. Allora, vediamo chi c'è. Ciao a tutti, buonasera. Si vola oggi finalmente? Chi lo sa, magari è il giorno del pump in diretta. Ormai lo millantiamo, lo aspettiamo da secoli questo famigerato pump in diretta, ma non arriva veramente mai. Ma chissà che oggi, anche perché la domanda al momento è prevalente rispetto all'offerta. Quindi, secondo me, non lo so, stiamo un po' aspettando, come dire, quel trigger, quel qualcosa in più che dia veramente un innesco, perché adesso io vi sposto un po' il grafico a sinistra, perché comunque vedete, volevo farvi vedere anche i volumi che sono un po' più vigorosi ultimamente, è carina come cosa. Manca proprio la botta finale che vada a far scattare quegli ultimi high, a superare quegli ultimi high e dia veramente il via a un movimento come si deve. Grande Luke, eccomi qui, bravi, ben ritrovati. A tutti quanti, ormai siamo una bella combriccola, siamo sempre più numerosi e la cosa mi fa un sacco piacere, credetemi. Eccomi in pole position, buonasera, grandi, ben ritrovati a tutti. Grandissimo, ti seguivo su YouTube e ora mi hai fatto fare Twitch. Oggi prima live, ecco, un altro appuntamento che mi piace tantissimo è dei nuovi arrivati, quindi mi fa piacere quando qualcuno di voi mi scrive oggi è la mia prima live, perché insomma mi fa piacere, che dire, che ci siano nuove persone che si avvicinano a queste live che sono ad altissimo rischio mattone, me ne rendo conto, perché parlare per più di un'ora di cripto qualcuno mi direbbe ma te se, chi ti caga, chi ti ascolta? In realtà no, è bello questo, è bello che siete sempre di più e siete super entusiasti, quindi benvenuto filo 00007 e spero che diventerà un appuntamento fisso anche per te. Ciao Luca, buonasera a tutti. Abbiamo cambiato sedia, bella fresca. Sì, con l'ultimo pump ho liquidato un po' di cava e ho preso la sedia. Anche perché l'altra cigolava veramente, che se mi muovevo
era veramente un incubo. E quando mi andavo a riascoltare i video in cuffia per andare a fare la post-produzione, sentivo tutti sti cigoli dietro e dicevo: no, ma veramente, cioè, faccio tanto il fenomeno così con i grafici e mica grafici, e poi c'è la sedia che cigola, e poi cioè, è veramente una sofferenza ascoltarmi. T-shirt grigio fumo, eccola qua l'analisi tecnica della maglietta. T-shirt grigio fumo, quindi tanto fumo ma poco arrosto, cari speculatori. Caspita, no dai, è brutta questa analisi, eh? No, 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 adesso vado di là e mica... Tra l'altro, li ho trovati, vi ricordate che vi dicevo, dovrebbero essere qui. No, dov'è che li ho messi? Eccoli! Vi ricordate cosa vi dicevo l'ultima volta? Vi dicevo che avevo degli occhiali verdi fotonici, eccoli qua, tac! E ora cambia, direi, l'analisi tecnica, non vedo assolutamente niente, però un po' di verde che significhi pump. L'ultimo live ve li avevo un po' scillati dicendovi da qualche parte se li trovo, adesso ve li tiro fuori, ho frugato, non li ho trovati, ma ce li ho questi occhiali che sono reduci da Ibiza di un paio d'anni fa e sono la cosa più verde che abbia mai visto, quindi... Solo per averli messi su dovrebbe fare un più 5% Bitcoin oggi. Li tengo qua nel caso in cui dovessimo iniziare a partire. Ecco, sono gli occhiali da liquidazione. Allora, eccomi, ben ritrovata anche a te. Bene che ti hanno riabilitato i vecchi video del tubo. È vero, non so se ve l'avevo ancora detto in live, ma finalmente dopo 32 giorni arriva la mail dicendomi scusa, grazie per la pazienza, scusa per l'attesa, ma hanno comunicato che finalmente i tuoi video sono ritornati, sono stati ripristinati, insomma, e basta, senza ovviamente dar nessuna giustificazione, ma come per dire, guarda che cavoli tuoi, sei aspettato un mese, cavoli tuoi se erano 30 e passa video che ti sei sbattuto un sacco per farli, noi te li abbiamo cancellati e adesso dovresti anche ringraziarci che te li abbiamo ritirati su. Vabbè, niente, tutto è bene quel che finisce bene, ma se avevate perso i video sul trading automatico, li volevate recuperare, qualcuno di voi mi aveva chiesto il video su BlockFi che fine avesse fatto, ecco, sono tutti tornati finalmente a casa da papà sul canale, quindi li trovate proprio lì. Volevo farti una domanda su Ether 2.0. Cosa cambia a livello pratico operativo di reward fra mettere in staking ad esempio 10 Ether o 32 e diventare un validatore se quando passeranno al POS dal POV? Ma fondamentalmente che se tu non hai 32 Ether non puoi creare il tuo nodo e quindi devi appoggiarti a un altro, quindi appoggiarti a un pool sostanzialmente, così come esiste su Tezos, che anche Tezos per fare un esempio, per creare un roll si chiama, che è l'unità funzionale dello staking di Tezos, servono mi pare 10.000 Tezos, 10.000 XTZ. E allo stesso modo per Ether ne servono 32. Se tu ne hai meno, ti aggiungi ad altri, che tutti quanti ne hanno meno, per formare un'unità funzionale o più di una. E poi chiaramente ci si spartisce il ricavato. I pro e i contro quali sono? Vabbè, ovviamente i pro del pool è che hai molto meno sbattimento, poi immagino che gli exchange faranno i loro pool, Binance di sicuro non si tirerà indietro, ti permetterà di fare lo staking direttamente da lì, e quindi i pro sono semplificazione. I contro quali sono? Che ovviamente deleghi, cioè nel caso in cui sei su un exchange addirittura lasci i fondi su un exchange, che è un po' una cosa che a molti non piace. Giustamente, perché nelle cripto c'è il detto not your keys, not your coins, e quindi vale sempre. E inoltre vai a pagare delle fees, perché ovviamente il pool non è che ti fa questo servizio gratuitamente, ma ti applica delle commissioni che di solito sono di qualche punto percentuale, ovviamente, per il servizio che ti fa. Nei contro, ovviamente, del dover tenere attivo un nodo validatore è il costo del nodo validatore, perché tu devi avere un tuo client che fa girare un programmino per l'appunto, che deve essere sempre online o quasi, altrimenti ci sono delle penalità. Se un validatore non è sempre online rischia lo slashing, ovvero di perdere le ricompense o nel peggiore dei casi perdere anche parte dei suoi ether vincolati, e quindi occorre o avere una macchina dedicata a quello, quindi un PC anche di fascia comunque consumer, non serve un PC particolarmente potente, o altrimenti un VPS, bisogna affittare un VPS e farci girare su il client di Ether 2.0. Queste sono un po' le differenze.
Secondo live, sempre grande Luca. Benissimo, Davide, ben ritrovato per la seconda volta. Spero che sarà il secondo, di una lunga serie. Dacci qualche anticipazione sulla visita a Conio. Beh, che dire, è stato bello, vi dico la verità. Adesso voglio andare a trovare, quando avrò magari anche più tempo in futuro, vorrei andare a trovare tutte queste piccole startup del mondo cripto. In primo luogo per conoscere le persone che ci lavorano dietro e il loro modo di lavorare. Insomma, è bello anche avere contatti con persone che stanno davvero mettendo in gioco tutto per costruire qualcosa nel mondo delle cripto, perché è una cosa che a me personalmente motiva molto. È un po' come il discorso che avevo fatto sulla Crypto Conference, dove si radunano tutte, no, queste aziende, e quantomeno io ne ero uscito, ne esco sempre con un entusiasmo pazzesco, perché proprio mi sento parte di qualcosa che è fortemente in crescita. E poi che altro dire? È stato molto bello chiacchierare con Christian, che è veramente una bomba, una bomba atomica. Un uomo che è passato dalla finanza tradizionale e non da un livello basso, cioè è stato il fondatore di Kebanca, colui che ha portato, insomma, l'online banking in molti settori, ha cavalcato tanti trend, è stato visionario ed è passato a Bitcoin e alle cripto. E tra l'altro, insomma, abbiamo chiacchierato di varie cose, al di là di Conio stesso, che nelle nostre chiacchiere ha occupato una minima parte, perché comunque già conosciamo tutti il progetto, che a livello italiano è uno dei più famosi. Vi ricordo, grazie a loro, l'Italia è stata la prima ad aver ha dato la possibilità ai clienti di alcune banche di acquistare Bitcoin direttamente dalla banca, che è un primato pazzesco, non è poco. Grazie ovviamente al fatto che alcune persone nell'ecosistema bancario e finanziario si fidavano ovviamente di Christian, conoscendolo e sapendo che persona è. In ogni caso, abbiamo parlato di temi come il futuro del denaro, l'euro digitale, che addirittura io non lo sapevo. Mi ha fatto vedere un articolo della BCE, delle dichiarazioni della BCE. L'euro digitale potrebbe essere addirittura non tracciabile, potrebbe essere una sorta di contante, quindi mantenere la caratteristica di privacy allo scopo di dare più potenza all'euro anche a livello extraeuropeo, quindi di aumentare la domanda dell'euro. Questa è una cosa che non sapevo, ma ha implicazioni veramente giganti, perché una moneta di Stato dotata di privacy è un qualcosa di unico, cioè è diametralmente opposto, ad esempio, a USDC, tutte quelle stablecoin regolamentate dove vige la blacklist se non ci piaci, le sanzioni se non ci piace quello che fa. Insomma, lo strapotere del dollaro è un po' quello. E abbiamo toccato questo tema che è una bomba. Vedrete che quel video lì sarà una bomba. Poi abbiamo parlato ovviamente del futuro di Bitcoin, di come lui si immagina il mondo di Bitcoin tra qualche anno, in base a quello che sta accadendo e la direzione che il mondo sta prendendo. Sono usciti veramente dei discorsi interessanti, che adesso devo montare un po' il tutto per non fare dei video mattone, perché ho più di 2 ore di girato, però vedrete che vi piacerà un sacco. E al di là di un video che lo farò un po' più leggero, dove vi accompagnerò dentro alla loro sede. Insomma, sono proprio piombato lì con la videocamera, cioè con la videocamera, col telefono in mano mentre riprendevo, e ho rotto un po' le balle a tutti mentre lavoravano. Ciao, chi sei, cosa fai? Niente, vi presento un po' la loro sede, vi accompagno da loro facendoci 2 risate in leggerezza. Facciamo una chiacchierata con Christian, che vi racconta un po' la sua storia e come è passato dal mondo finanziario al mondo delle cripto, e quello sarà un primo video. E poi inizieranno invece i contenuti un po' più mattone, tipo quei temi che vi ho anticipato su Facebook qualche giorno fa e oggi, insomma, così in chiacchiera. Quindi state un po' sul pezzo e vedrete che ne usciranno delle belle, ne vedrete delle belle, perché abbiamo davvero toccato un sacco di tematiche bomba, bomba. Quindi un po' alla volta, diluite nel tempo, ve le pubblicherò. Quindi, allora, mi prenoto per primo questa volta, che martedì ci siamo dimenticati. Teta e Engine, hai ragione, ma guarda, dovresti beccarmi alla fine, quando ho finito di fare l'analisi di Bitcoin, e chiedermi lì le analisi delle altcoins, perché è quello il momento. Altrimenti magari me le...
Me le chiedi adesso e poi mi dimentico completamente. Tra l'altro, visto che adesso siete un po' connessi, vi sgancio un'altra bomba perché forse adesso ho fatto due chiacchiere con lui e dovevamo metterci d'accordo per fare un live insieme. E a quanto pare adesso l'idea iniziale è di farlo mercoledì prossimo. E sapete di chi sto parlando? Di un altro YouTuber che stimo veramente un sacco e che sa un sacco di economia, finanza personale, eccetera. Pietro Michelangeli, non so se lo conoscete, sicuramente sì, immagino, perché trattiamo temi affini e lo volevo portare qui su Twitch con noi, così voi gli potrete fare un sacco di domande, bombardarlo e parleremo di investire in Bitcoin. Insomma, lui è un value investor, non è speculatore, quindi parleremo di come implementare Bitcoin in un portafoglio investimenti, di come quale può essere il fair value di Bitcoin, insomma, tutti i discorsi da investitore più che da speculatore. E quindi vi aspetterò perché sarà veramente una bella bella chiacchierata che poi riposterò come al solito anche sul tubo. Niente, ve la volevo buttare lì. Andiamo avanti. Swipe card è ottenibile gratuitamente. La proverai per farci una recensione? Ma sai che ero molto interessato di provarla? Ti direi di sì, è nella mia lista, quindi sì. BNB sta pompando adesso e io godo ai massimi se sta pompando adesso. Andiamo a vedere cosa ci combina BNB. Ah beh no, l'1%, dai, sta pompando adesso, mi illudi, mi aspetto di vedere una candelona verde e poi mi fa l'1%. No, a parte gli scherzi, sapete che io ho aperto un long su BNB, ve l'ho condiviso con la massima trasparenza, insomma è una posizione in cui ripongo molta fiducia, diciamo. Però ne parliamo dopo perché questo non è il momento di parlare di altcoins, quindi non tentatemi che già stavo scorrendo la lista e già mi veniva voglia di andare ad aprire altri grafici. Basta, basta. Allora, ho visto il tuo video su Reserve, progetto molto interessante, assolutamente sì. Secondo te conviene puntare sul loro token RSR o meglio aspettare? Guarda, con tutto col cuore in mano ti dico che adesso non è il momento, cioè io personalmente non investirei nel settore DeFi perché al momento mi sembra estremamente in bolla. Quindi la mia personalissima opinione è speculazione dentro fuori, eccetera. Sì, ci può stare con i giusti setup. Attenzione che sono tutte, nessuna esclusa, iperestese queste coin. Quindi piedi di piombo, stop loss ben posizionati, rischio ben dimensionato e tutto quanto. Se qualcuno mi dicesse investire in una fetta del portafoglio in DeFi, la mia risposta è no. Perché? Perché al momento è in piena bolla. Questo è il mio parere personale, quindi preferisco attendere tempi migliori. Ecco. Reserve si pone esattamente in questa, cioè in questa categoria, nel senso è ottimo il progetto, non mi fraintendete, non è che vuol dire che lo evito perché è una bolla nel senso che non vale niente. No, attenzione, è una bolla nel senso che il prezzo è ipergonfiato, cioè ci troviamo in una fase di euforia fortissima e per me questa fase non è il momento di comprare assolutamente. È il momento di stare a guardare, vedere che succede, insomma, essere sul pezzo, ma non di buttarsi dentro perché veramente i prezzi sono iperestesi all'inverosimile. Detto questo, Reserve voto 100 su 100, ci ho fatto anche il video un po' di tempo fa. Ciao Luca, una info su Ampleforth, Amplifon. Se la sai o qualcuno in chat la sa. Il rebase avviene anche su Uniswap. Con Geyser leggevo che non avviene un rebase ma un aumento degli Ether, ma non ci ho capito molto. Ecco, allora c'è una differenza. Se tu detieni il Ampleforth su Uniswap o su un wallet, qual è la differenza? Allora, che su Uniswap tu lo stai mettendo in un pool di liquidità, ok? E quindi in quel pool di liquidità lì è come se fosse un market maker automatizzato, quindi le cose cambiano sensibilmente. Sai che su Uniswap il rapporto tra una coppia, ok, in un pool, quindi ad esempio AMPL Ether, AMPL USDT, qualcosa del genere, il prezzo è dato dal rapporto dei due, quindi se in percentuale c'è un tot di uno, un tot dell'altro, il prezzo lo fa appunto il rapporto tra le due quantità. Se durante il rebase c'è una contrazione, immaginati, della supply, quel pool lì si ridimensiona completamente, ok? E quindi interviene tutta una logica di arbitraggio molto diversa, perché lì appunto chi vuole fare arbitraggio va a puntare proprio su questa cosa, che nel momento in cui la supply si contrazione,
contrae, il pool si ridimensiona automaticamente cambiando nel prezzo, e quindi c'è un come dire, un'opportunità di arbitraggio per chi è lì, è veloce a fare i movimenti, è lì subito prima, subito dopo, e ci sono tutte queste operazioni molto molto veloci. Questo induce un po' di slippage, quindi fa cambiare leggermente il prezzo e le supply, quindi non è detto, cioè tu hai la tua quota di quel pool, però in quel pool lì le cose cambiano talmente in fretta che le quantità di amp che hai potrebbero cambiare. Questa è quella che viene definita impermanent loss nel linguaggio di questa categoria, no, di pool di liquidità. Non so se adesso, non voglio rischiare di andare troppo sul tecnico, ma la impermanent loss è una perdita impermanent, per l'appunto, che è non definitiva, dovuta proprio alle inefficienze di questo sistema di pricing automatico fatto dai DEX tipo Uniswap. Ti dico, vai a documentarti un po', perché altrimenti faccio lo spiegone che risulta poi noioso e tutti quanti scappano. Però la impermanent loss aumenta qualora c'è più volatilità nel prezzo di un asset, ok? Se tu vai a dare liquidità di un asset che vale 1 e poi vale 2, tu hai una impermanent loss rispetto a holdarlo, cioè tu ci perdi un po' per motivi di queste inefficienze che dicevo. Se poi da 2 ritorna 1, la impermanent loss, essendo impermanent, si annulla, ok? Importante da capire questo. Nel caso in cui c'è il discorso addirittura della contrazione o espansione di supply, questa cosa si esacerba ancora di più, quindi incide di più. L'impermanent loss è alta su Ampleforth, e questo è un po' un disincentivo, volendo, però dall'altra parte c'è il geyser, che è un incentivo molto più forte. Ti dico solo di andare a documentare sulla impermanent loss. Dunque, sarebbe interessante fare un poll a riguardo della alt season cominciata qualche settimana fa. Quanti bitcoin abbiamo guadagnato in percentuale sul portafoglio? Cioè, intendi quanto avete guadagnato sulle altcoins, in sostanza? Vogliamo farlo questo sondaggio? Cosa ne dite? Facciamo il sondaggio per chiedere se fare il sondaggio? Ma no, dai, mi piace l'idea, anche perché ultimamente stiamo facendo pochi sondaggi, quindi voglio fare più sondaggi, quindi la nuova campagna sarà più sondaggi, e iniziamo subito con questo. Poi proponetemeli voi, mi raccomando, i sondaggi, che così li facciamo. Allora, adesso aspettate un attimo che lo carico. Quanti anni avete, era l'ultimo, nuovo sondaggio: quanto state guadagnando in BTC con alt season? Punto interrogativo, quindi sono in perdita, è la prima risposta, che spero che nessuno di voi lo sia, perché di altcoins in perdita non so se ne conosco. 0,10%, poi 10,50, 50, 100, moon, vediamo, inizia sondaggio. Vediamo, dai, rispondete a questo sondaggio, toglietemi la curiosità. Io vi dico la mia, che è 0,10%, direi, perché sul complessivo del portafoglio è questa la percentuale, visto che ci alloco molto poco in altcoins. Allora, ho sempre il dito sul bottone buy in BitMEX in leva alta, sono col grilletto facile, mamma mia, qua abbiamo un gambler tra noi. Aspetta che vado a zoomare un po' il grafico, perché non mi piace, anche se è sullo sfondo così piccolo. Eccolo, bello grosso, che se parto una candelona verde la voglio vedere subito. Eccomi, grande, ben ritrovato anche a te. Stai seguendo quello che stanno combinando in Eidu più P Network? A fine mese parte la DAO con un reward del 42% il primo anno e 21% il secondo, usando il token PNT. Sì, ho visto che è una bomba, sta andando una bomba il token PNT, però non sto seguendo tanto il progetto, mea culpa. E sempre buonasera amici cripto investitori, e ben ritrovati a tutti quanti, oserei dire. Eccomi, seconda live, grande, ben ritrovato anche a te, Joe. Ciao a tutti, ti seguo anche in vacanza. Beh, che dire, cioè, cosa c'è di più bello nella vita? Tra l'altro, tra un po', a fine agosto, andrò io in vacanza e devo vedere cosa fare, se fare come i trader che vogliono vendere i corsi, mi metto a fare il live dalla spiaggia. Ciao ragazzi, io lavoro da qui, sai, grazie al trading ho fatto i milioni, adesso lavoro dalla spiaggia, magari farò così. No, non credo che non farò più video per un paio di settimane, staccherò, mi farà solo bene.
Ciao, non credi sia fuori luogo del pensiero cripto far pagare fee di parecchi dollari su Ether? Guarda, cioè, se intendi che le fee sono troppo alte, purtroppo con Ether è così, essendo molto limitato in termini di scalabilità, al momento, essendo molto satura la blockchain Ethereum a causa della DeFi. Chiaramente le transazioni si pagano di più. È esattamente come con Bitcoin. Quando ci sono molte transazioni in atto, a me era successo qualche giorno fa che volevo spostare dei Bitcoin sulla mia carta, cioè la Wirex, per spenderli, per usarli, perché è parte della mia exit strategy, insomma, ogni tanto. E era un momento di, mi pare, un po' di volatilità, probabilmente c'era un movimento in atto. Ci ha messo in sostanza 8-9 ore ad arrivare la mia transazione. Avevo fatto una fee media, non ero stato tirchio con le fee. Ho detto, esagerare no, però media. E quindi. Ciao Luca, ti seguo dal treno sperando che la connessione resista il più possibile. Incrociamo tutti le dita, speriamo, speriamo. Ciao grande, anche per me prima live causa presenza in famiglia, ma ti seguo in differita dal tuo avvento in casa dei tuoi. Top come sempre, non vedo l'ora di partecipare alla conference e presentarci di persona. Guarda, non vedo l'ora neanch'io, sarà veramente una fantastica occasione per incontrare tutti voi come sempre, che nascono sempre idee, collaborazioni, progetti. Non vedo l'ora, dovrebbero essercene di più di eventi così, che dire. Luca, ci spiegheresti come utilizzare al meglio una strategia di trading usando i futures? È quello che cerco un po' di fare tutti i giorni, no? In realtà io tutte le operazioni speculative le faccio usando i futures, proprio perché sono più liquidi, eccetera, eccetera. Tra l'altro, ultimamente, ho iniziato a usare, ho spostato un po' la mia operatività su Binance Futures. Perché? Perché ho scoperto, insomma, adesso è diventato un po' più liquido. Prima il suo difetto era la scarsa liquidità, gli scarsi volumi. Adesso ha preso un po' più piede e quindi ho deciso di, come dire, spostarmi un po' lì perché le fee sono nettamente più basse. Abbiamo una taker fee dello 0,4% scontata con i BNB, tra l'altro, e qua non posso che non shillarvi il mio codice. Dice sconto 10, sconto 10 tutto attaccato in minuscolo col 10 in numero, anzi ve lo scrivo anche in chat, sconto 10 e vi lascio anche per chi ci sta guardando sul tubo il link in descrizione, sia il link che il codice per ottenere un ulteriore sconto del 10% sulle fees di Binance Futures e come dire, c'è tutto, fees basse, è di Binance, quindi è sicuro, il collaterale USDT, quindi non si è esposti alla volatilità e si ha spot e futures sempre su Binance senza dover aprire account su mille exchange, quindi mi sono un po' spostato lì. Chiusa parentesi shilling, andiamo avanti. Per la strategia usando i futures, insomma, ve l'ho detto, speculazione la faccio lì, poi ogni tanto vi butto lì il cash and carry, magari faremo un altro video di approfondimento su quello, che adesso su Binance Futures appunto ci sono i futures quarterly, quindi a scadenza, e si può fare cash and carry anche su Binance, che ci sono tutte le monete spot, quindi insomma ci sono tante opportunità e basta, quelli sono alcuni esempi. Gli occhiali vi sono piaciuti. Cosa pensi di ZRX? Ma ZRX, sai che non l'ho più seguito da un bel po' perché non lo so perché. Era un progetto interessante, era mica una sorta di pool di liquidità anche quello, no? Condivisa, non mi ricordo esattamente cosa fosse. Fine del sondaggio, 0,10%, la maggioranza di voi, bene, vuol dire che non siete sovraesposti, perché se qualcuno avesse risposto, andiamo a vedere la distribuzione dei risultati. Allora, avete risposto, dunque, dove siete? Eccovi, 0,10, poi 10,50, sono in perdita qualcuno, come avete fatto? Cioè, quali altcoins vi hanno fatto andare in perdita? Adesso vi chiedo anche questo, qualcuno Moon e qualcuno 50-100, che in effetti se uno andava a caricare abbastanza sulle altcoins in questo periodo, caspita, faceva numeri, perché comunque hanno spinto abbastanza. Io che ho un'allocazione estremamente limitata in altcoins, mi pongo insieme alla maggioranza di voi nella fascia 0-10. Benissimo, allora andiamo avanti con le vostre domandozze. Info utile per chi ha Celsius Network, bravo, volevo dirlo io più tardi, infatti. Usando il promo code Summer potete ottenere 20 dollari di Bitcoin depositando 200 dollari di cripto e holdando 30 giorni. Esattamente così. Bisogna andare nell'applicazione, nella sezione promo code e scrivere Summer in maiuscolo e ci sono queste condizioni. Comunque sul sito di BlockFi trovate tutto.
Allora, ciao a tutti in ritardo, ma anche oggi sono qui. Ben ritrovato, Giuseppe, è sempre un piacere. Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Prima live da mobile, come ti trovi? Ti trovi bene anche da mobile? Ciao Luca, per differenziare l'investimento in BlockFi, cosa consigli? L'investimento Ether, cosa intendi? Nel senso di usare altre piattaforme? Io lo differenzio un po' in BlockFi, un po' in, tu hai detto no Celsius e un po' in Nexo. Se no, su Ether c'è anche un po' la DeFi, però non so che APR ci sono. Ci sarebbe da darci un'occhiatina, insomma. Ciao, dove si può richiedere la Binance Card? Per adesso c'è una sorta di waiting list, mi pare. Devi lasciare la tua mail sul sito che mi pare sia card.binance.com. Fammi vedere se funziona così, te lo condivido qua nella chat. Esatto. Allora, aspetta che lo prendo in italiano e sì, traduco, te lo condivido. Eccolo qua per richiedere la Binance Card, o meglio, per mettersi nella waiting list. List. E poi verrete contattati, immagino, quando si può ordinare. Convenienza di Binance Futures rispetto a BitMEX? Beh, le fees, oserei dire. Poi l'affidabilità, ecco. Tra BitMEX e Binance, cioè, oddio, anche BitMEX è affidabile, però insomma è locato un po' in posti esotici, ci sono tutte quelle liquidazioni programmate ogni tanto che non ci piacciono molto, insomma Binance è Binance, c'è poco da dire. Privacy Eurocoin top, sì, ci starebbe. Luke, io abito nel paese dove è Power Ledger, in Australia. Se mi vieni a trovare ti accompagno, li ho già conosciuti e sono molto in gamba, dai. Una ventina di ore di aereo e sono lì. No, mi piacerebbe tra l'altro venire in Australia, non ci sono mai stato, però non so se adesso è proprio il periodo migliore, via causa Covid, insomma. Sono entrato, bene, dove? Dalla porta. Ciao grande, prima live dopo 1000 differite, sono gasato come una pantegana, ma tu sei delle mie parti se dici pantegana, eh? Di dove sei, Gabri? Di la verità. T'ho beccato. Comunque benvenuto anche a te, mi fa veramente piacere che ti sia venuta voglia di presentarti live, insomma. Sembra interessantissima questa intervista, Conio. Ci va bene anche il video mattone. No, a te magari sì, ma io immagino chi si vede lì. Poi, cioè, sono temi molto, cioè, pesanti, nel senso pieni, ricchi di contenuto. Quindi preferisco dividerli magari in un video in più, piuttosto che fare appunto il mattonazzo di 40 minuti dove si parla di tutto, che alla lunga magari annoia. Quindi dividerò per temi e farò dei video appunto più digeribili, ecco, diciamola così. Salve, scusate in ritardo, sono contento di avercela fatta tornare in tempo per la live. BNB sta raggiungendo un livello interessante in queste ore. Che dire, mi fa un sacco piacere che anche tu sia corso a casa con questo caldo pazzesco per vederti la mia live. No, a parte gli scherzi, benvenuto anche a te. BNB in effetti è molto molto interessante. Tra poco lo analizziamo perché è una delle posizioni long che ho aperto qualche tempo fa. Live sulla TV con Chromecast, benissimo, grafici in 4K quindi. Che bello il grafico di Bitcoin di questi giorni. Sì, però attenzione, non facciamoci troppe illusioni ancora. Grande se porti Pietro, i due canali che seguo sul tubo insieme. È un ragazzo in gamba. Sì, confermo tutto. È veramente in gamba, sa il fatto suo, è veramente eccezionale. Quindi l'ho contattato proprio per questo, perché ho detto tu saresti veramente una bomba come persona anche con cui scambiare opinioni. E perché non farlo in pubblico, che c'è pieno di gente curiosa di ascoltare? E quindi l'idea è questa. Mercoledì dovrebbe essere alle 21, se non cambiano le cose. Poi ovviamente vi darò conferma, vi ufficializzerò il tutto sui nostri canali social, su Telegram in particolare, però già un po' di hype ve la metto. BAL, il token di Balancer, è relativo alla DeFi e dovrebbe non essere iperesteso, ma chiedo conferma su questa sensazione. Guarda, mi pare che. Dunque, andiamolo a vedere. Dov'è listato innanzitutto? FTX, ecco, infatti, è ancora listato poco, nel senso solo su FTX e su Poloniex, non è ancora su Binance, non ha ancora conquistato il grosso del mercato. Comunque, questo ha un altro difetto, diciamo così, ovvero l'essere nuovo. Le due caratteristiche che mi allontanano dalle altcoins sono l'iperestensione e la novità. Quando un token è così nuovo, guarda questo grafico, io faccio veramente fatica a dargli un prezzo di mercato. Perché? Perché comunque
Considera che tra il minimo e il massimo c'è quasi, c'è più di un 100%, anzi, perché passiamo da 8 dollari a 17, contando le chiusure, e al momento gravita più o meno a metà. Ma come fai a dire che prezzo gli ha dato il mercato se il mercato è ancora ristretto, perché è solo su FTX e Poloniex, e soprattutto se è listato da un mese, poco più di un mese? È difficile, insomma, potrebbe tranquillamente farti un numero così, potrebbe tranquillamente andarti giù e assestarti intorno alla metà del valore attuale. Non lo so, sono molto allontanato, titubante sui token nuovi, è un motivo per cui io non investo praticamente mai in token neolistati, perché è difficile dargli un valore, dargli un prezzo. Cioè, i fondamentali lo sappiamo che è, cioè, come fai a dare un valore fondamentale a un token? È impossibile. Quindi l'unica cosa che ci può aiutare a dare un fair price a un token, a un crypto asset, è il mercato. In questo caso il mercato è appena nato, quindi questa è la mia visione. Luca, ti rispetto molto, però sono almeno 4-5 mesi che dici che secondo te la DeFi è in bolla. Vabbè, dai, 4-5 mesi no, un po' meno. Ed è sbagliato entrare, però io sono entrato su SNX a 45 cents per speculare. No, no, ma infatti assolutamente, attenzione, il discorso è diverso, cioè per speculare ci sta tranquillamente, se tu fai dei trade col tuo stop loss ben definito, assolutamente sì, perché ci sono alti volumi, c'è una struttura ben definita, un trend e quant'altro. Però ovviamente se tu hai un'ottica da investitore, io immagino che la minoranza qua dentro sono speculatori, nel senso è difficile, credo, riuscire a capire, no? Essere trader al punto tale da capire al 100% i setup. Io cerco sempre di rivolgermi a un pubblico più generico e quindi di non far passare il messaggio che entrare, nel senso acquistare con lo scopo di detenerle per un periodo medio-lungo delle coin che sono già iperestese, è bene. Perché io, se vi devo dire la verità, poi magari mi sbaglio, perché può essere che poi in realtà fanno un altro 10 per e rimangono lì. Però io ho il sentore che tra 6 mesi, un anno, diciamo, le DeFi coins, non dico saranno dimenticate, ovviamente no, perché la DeFi è un trend enorme, ha un potenziale enorme, però io credo che varranno molto meno di adesso, mi sento di dirlo con ragionevole certezza. E soprattutto il discorso è che io preferisco non correre il rischio di avere un danno economico di questo tipo, ovvero di investire una fetta del mio portafoglio in un asset iperesteso e vederlo poi rovinosamente calare. Non parlo di speculazione di nuovo, e soprattutto e quindi preferisco rischiare, tra virgolette, di perdermi il profitto potenziale piuttosto che perdere di avere un danno sul mio capitale. Ecco, la mia regola numero uno è preservare il capitale, e la regola numero due è preservare il capitale e poi ovviamente andare a cercare i trade, le speculazioni e tutto quanto, però non con l'ottica di massimizzare il profitto, ma con l'ottica di preservare il capitale. Quella è la cosa più importante, perché poi le perdite, recuperare le perdite è veramente difficile, è veramente brutto. E quindi niente, è questo il discorso. Cioè, speculare ci sta, ci può stare anche se una coin è iperestesa, se uno fa intraday, ma anche dei trade di pochi giorni, ma al contrario investire per me no. Ecco, questo è il mio parere poi personale. Ciao Luke, quest'anno non ci sarò alla conference, ma se la vedi salutami la tipa dell'exchange scam di Singapore. Non lo so se ci sarà, però ti prometto che la saluto se la vedo, promesso, gli porto i saluti anche da parte tua. Chissà, ma tra l'altro non lavora neanche più lì, adesso non voglio fare gossip, però insomma magari ti racconto in privato. Ciao Luke, quest'anno no, sei sempre tu, ma questo oro, dobbiamo ancora vederlo l'oro. Lo andiamo a vedere dopo, dai, stavolta me lo segno, perché me l'avete chiesto tipo 100 volte e non l'ho mai visto. Sondaggino su Ether, che di che tipo? Cioè, più specifico. Sono in perdita, Alessia, ma come? Dai, che altcoin ti sei presa per essere in perdita? Boh. Cos'è? Compound, scommetto, che ha cominciato a calare. BNB sta iniziando a dire la sua. Basta distrarmi. Mi distraete così con BNB? Un 84%, poi mi illudo, adesso lo metto qua come sfondo, facciamo così, dietro, BNB, eccolo. E in effetti poi se fa un higher high potrebbe partire per bene.
Altcoin, non tocco queste cose. Guarda, nel dubbio è meglio forse così. Grande Band va che è una meraviglia e anche lui spinge abbastanza, però, adesso tra poco magari lo analizziamo. Dov'è qua? Vedi, c'è un po' di offerta nell'aria. Vabbè, lo analizziamo tra poco perché sennò poi sposto, faccio casino con le tempistiche. Su Binance oggi hanno aperto al claim del token Polkadot. Sì, assolutamente. A proposito di Polkadot, ci sto facendo un video perché mi avete mostrato interesse e quindi ci farò un video un po' in stile Ampleforth, così digeribile, di non troppo lunga durata, non troppo tecnico, però per aiutarvi a capire che cos'è Polkadot, che è un progetto veramente interessante. La tua imitazione sui trader da spiaggia mi ha ammazzato. Sì, alla fine è così, no? Mi porterò anche questi occhiali, mi metto lì così, col portatile spento, in realtà che non sto facendo niente. Faccio una foto con dietro una palma con un mojito in mano e dico: vuoi anche tu la libertà finanziaria? Compra il mio corso, 5.500 euro solo per oggi, poi il prezzo ritorna a 10.000. Cosa ne dici? Sì, ho la faccia affidabile, non lo compreresti il mio corso? Insomma, direi che è un affarone. Basta, torniamo seri. Ciao Luca, sono... Ah no, qua ho perso... Comprati land in fase ICO. Mamma mia, che botta, hai fatto un colpo, un colpaccio hai fatto, eh. Porco cane, che invidia, li hai holdati fino adesso? Beh, land allucinante. Ciao Luca, sono in cerca di una scommessa sulle small cap. Ho una parte del capitale che sto dedicando a questo, sperando anche in un per 10 nei prossimi mesi. Appena possibile, dai un'occhiata a OGN BTC. OGN, cos'è? Devo vederlo. Ho puntato su questo progetto per gli ottimi exchange in cui è listato. Sta anche sul custody di Coinbase. Community molto grande, grafico che non mi sembra affatto bearish. Anzi, mi dà l'impressione di essere in accumulazione. Scusa la lunghezza del messaggio, ma figurati, è un piacere. E che dire, andiamo a vedere tra poco. E, a proposito di scommessina, io sono incappato oggi, anzi ieri, spulciando un po' Twitter, in questa coin che stanno shillando tutti quanti, quindi io chiedo delucidazione a voi. Sapete che io di altcoin me ne intendo molto poco, a parte rare eccezioni. Guardate qua, io sono un massimalista, c'ho anche un bitcoin intero qui, eccolo, tac. Chi lo vuole ve lo vendo a 9.574 dollari, spedizione inclusa. E, no, vi dicevo, c'è questa altcoin in cui sono incappato, Yearn Finance, che se non ho capito male è una sorta di confezionatore di piattaforme DeFi, una roba del genere, un'applicazione che mette insieme tutte le varie DeFi, ti permette di fare liquidity farm, come si chiama, insomma, di fornire liquidità laddove c'è l'interesse più alto, c'è una sorta di margin trading fornendo anche lì liquidità a chi la vuole prendere in prestito, insomma, tutte queste belle cose del mondo DeFi, e c'è il suo token che è comparso così dal nulla. Tra l'altro il suo creatore su Twitter ha scritto: sto token dovrebbe valere zero, non so perché. In realtà vale 2.400 dollari perché ce n'è in circolazione pochissimi, 22.000. E ha fatto qualcosa come per 3, 8, 16, 24, sì, per 3 circa, nel giro di 4 giorni. Qualcuno di voi ha voglia di spiegarmelo, di farmi capire se è l'ennesima bubble oppure se c'è un senso in tutto ciò? Tra l'altro, dove si trova? Poloniex, Uniswap e Coinex. Infatti i volumi sono un po' bassini. Su Uniswap è dove, no, 5 milioni, davvero? Ma scusa, ma com'è possibile? Cioè, se qua il volume è 257.000, perché forse viene escluso il volume sui... Ah, volume excluded, ok. Boh, non lo so, niente. Se qualcuno ha voglia di spiegarmelo, a proposito di altcoins, boom, così, sono tutto orecchi.
Io non potrò esserci, sono a Berlino quando c'è la conference, o se non sono a Berlino sono all'Aquila. Mi spiace, mi faceva piacere incontrare tutti quanti voi, insomma, più siamo e meglio è. Spero che sarete in tanti, mi troverete perché vedrete lì un matto con questi occhiali e sapete che sono io, quindi venitemi a cercare, insomma. Venitemi a dire, oh ciao, io sono, e mi dite il vostro nickname. Vi porto un po' di shitcoin anche lì. La perdita sono gli stop loss? Stretti, dici sulle altcoins, è possibile, però porco cane, c'è cioè anche quello, se insomma su di setup profittevoli ce n'erano anche nel trading, cioè io che sono Mr. Stop Loss non ho preso neanche uno stop loss in questo periodo, a parte sul Forex che sto prendendo di quelle legnate incredibili, però sto imparando. Ho perso una ventina di euro di Ether facendo casini col Dex Mesa. Ah, ok, ecco. Eh sì, non è facile da capire. Tra l'altro il gas, il costo del gas ai massimi, quindi è comprensibile, diciamo. Comunque, se non stiamo attenti, facciamo in tempo a mangiarci BTC nella bull run di BTC. Come? Cosa? Scusate il ritardo, ma un maledetto scammer voleva fregarmi. Ma come? In che modo? Cosa c'era? Un giveaway? mi saluti prima live, non mi freghi Alex, io te ormai ti conosco. Anzi, salutiamo anche mamma Caterina, giusto? Che dice che siamo dei matti furiosi. Quindi un saluto anche a mamma Caterina, che per lei dovrebbe essere la seconda live questa, se c'è. I mercati tradizionali sono in una fase irrazionale assolutamente rispetto alla situazione economica reale. Secondo me questo influisce in qualche maniera anche nel mondo cripto. E tra quello e il discorso anche del recovery fund, insomma tutte queste, il money printer che fa brrr, che continuano a stampare moneta, questo potrebbe influire secondo me un po', cioè, secondo me, ecco, il discorso è che la finanza sta cambiando, il mondo della finanza sta cambiando, ed è anche questo un discorso che abbiamo fatto molto con Christian ieri da Conio, perché col discorso dell'euro digitale, delle valute digitali, delle stable coin di Stato, di Libra, che arriveranno molto prima di quanto ce lo aspettiamo, cioè arriveranno veramente presto, la banca stessa rischia di non avere più ragione di esistere tra un po', perché chi è che andrebbe a depositare i fondi in un istituto di credito rischiando di perderli, perdendone il possesso, quando c'è la possibilità di avere una moneta molto più smart e di cui hai davvero la proprietà? Ecco, quindi cambierà molto la finanza, cambierà molto la logica anche dietro alla moneta, e questo secondo me avvicinerà molto le persone alle cripto. Io sono veramente confident, è un periodo in cui sono molto molto bullish sulle cripto, questo, perché stanno succedendo tante cose insieme che vanno un po' tutte nella stessa direzione. Ciao Luca, di Polkadot cosa ne pensi? Sto leggendo il white paper in live durante il tuo live. Potremmo fare un live su Polkadot. No, anch'io me lo son letto e penso che è un ottimo progetto, nel senso si inserisce nel settore dell'interoperabilità tra blockchain, nel senso c'è la sua chain centrale nella quale si trova governance, sicurezza, l'aggiornamento, i nuovi protocolli, sì, governance insomma, tutte le funzioni centrali. E poi ci sono le cosiddette parachain, che ognuna delle quali è deputata a fare qualcosa di specifico. Quindi abbiamo la chain centrale e le parachain attaccate tutto intorno. E poi ci sono alcuni ponti, chiamiamoli così, che sono deputati a fare comunicare le varie chain tra loro. Ovviamente Polkadot ha il suo token che è DOT, che è quello che governa la relay chain, si chiama, che è appunto la chain centrale di Polkadot. Ecco, oggi non abbiamo l'ambulanza, abbiamo i trapani, non so se lo sentite, spero il meno possibile. E cos'altro dicevo? La relay chain, adesso ho avuto una distrazione, la relay chain è quella che governa un po' la struttura della chain stessa. Le parachain fanno le varie cose, poi ci sono tutti i nodi, i validatori, ognuno ha il suo compito, insomma, ma il discorso è mettere insieme tutte le cose interessanti e delle blockchain più evolute, quindi la scalabilità grazie allo sharding, la frammentazione delle varie chain che poi vengono coordinate appunto da alcuni nodi specifici, la sicurezza centrale,
centralizzati in una singola chain e poi l'interoperabilità tra una chain e l'altra, la possibilità di trasferire asset da una chain all'altra, eccetera, eccetera. Questo è un po' il progetto Polkadot. Ve lo spiegherò più nello specifico nel video, però è veramente, veramente interessante. Kusama è una parachain di Polkadot? No, Kusama è una chain che praticamente è come una test chain, chiamiamola, dove vengono messi in piedi tutte le funzioni non ancora magari testate al 100% per provarle, ed è sostenuta anche lì da una community. Quindi è come, immaginati, una sorta di testnet, però che non è proprio una testnet, è una network effettivamente pubblica e funzionante, mantenuta in piedi da volontari, da una community dedicata, dove ci provano su tutte le varie cose e vedono un po' come vanno, in sostanza. Allora, qua vedo nel frattempo che qualcuno si abbona ogni tanto e io devo ringraziarvi, anche se spendo questi 30 secondi che magari annoiano qualcuno, ma ci tengo a ringraziare tutti quelli che si abbonano utilizzando magari Amazon Prime, che si può con Twitch Prime a costo zero abbonarsi, e sostengono la mia community. Insomma, sapete che io vi permetto di sostenermi se volete, non vi obbligo, perché non, i miei video saranno sempre accessibili a tutti, i miei contenuti saranno pubblici e non farò mai video premium solo per abbonati, ok? Però io vi scillo un po' di referral link ogni tanto, ma mai di scam, ovviamente, piattaforme che io uso per primo, e insomma è un modo per sostenermi a costo zero, ve le lascio sempre in descrizione su YouTube, eccetera eccetera, e poi che per chi vuole con gli abbonamenti o le donazioni, ecco, e vi ringrazio di cuore davvero. Come gestisci gli stop loss sui quarterly appena usciti, tipo 25 dicembre, che differiscono un bel po' dal prezzo spot? Il grafico non dà riferimenti, ha poco storico. E in effetti lì è difficile, anzi di solito o vado a vedere il perpetual per vedere i livelli di prezzo e più o meno li aggiusto in base alla differenza che c'è, oppure non uso il quarterly. Io di solito li uso dopo un po', comunque, quando vedo, perché all'inizio, nei primi giorni, ci può essere molta volatilità anche nello spread stesso tra il future e il sottostante. Una volta che lo spread bene o male si assesta su un valore costante, si riesce a fare meglio un calcolo, e quindi io aspetto di solito quel momento lì, ecco, altrimenti tendo ad utilizzare magari di più il perpetual. Ciao Luca, puoi dare uno sguardo a MCO USDT? Mi piacerebbe il tuo parere. Ma sì, dai, ce lo diamo poi. 50 minuti, no, guardavo quando è ora di passare ai grafici. Che ne pensi dei PBTC, Bitcoin sulla DeFi? PBTC è quello di... dunque, che piattaforma è? Non lo so, che piattaforma è? Non saprei proprio. PBTC è tipo RenBTC, uno di quelli lì, boh. Guarda, io in generale delle tokenizzazioni di Bitcoin su Ethereum e sulle altre blockchain, sono favorevole, perché è un bene per Bitcoin che viene utilizzato di più, aumentano i suoi use cases, perché Bitcoin come collaterale è ottimo, secondo me. E quindi sì, cioè, assolutamente favorevole. Solo oggi ho perso 400 shitcoin con Pika Card. Io mi sono dimenticato di entrare su BNB. E vabbè, dai, non perdere le speranze, cioè non hai perso il treno. Diamine, tu e Shy di Breaking Italy fate live su Twitch nello stesso momento, non va bene, devi dividere lo schermo in due, guardare un po' uno e un po' l'altro. Vabbè, dai, la mia te la puoi sempre recuperare sul tubo. Uniswap è meglio dei Coinbase famosi? Sono due cose completamente diverse. Uniswap è decentralizzato, Coinbase è centralizzato, quindi insomma sì, sono due cose abbastanza diverse. Candela verde su BTC in questo momento. Dai, ha fatto lo 0,2%. Smettetela di gasarmi così, di illudermi. Intendevo quando parte BTC, soldiamo alt è un attimo perdere qua. Ah, ok, ho capito, giusto, verissimo. Questo è sacrosanto e lo sottolineo anch'io, nel senso che il mercato delle altcoins sembra bello, sembra sempre che sale, finché non inizia a scendere, perché quando inizia a scendere le altcoin tirano di quelle legnate che ti fracassano i guadagni nel giro di pochi giorni, quindi bisogna fare un'attenzione pazzesca nel gestire le posizioni
sulle altcoins. Cosa vuol dire? Vuol dire che non compriamo alla cieca altcoins che stanno salendo solo perché stanno salendo, perché poi magari iniziano a scendere e ti martellano. Quindi stop loss da posizionare. Bisogna delimitare il rischio, questa è la chiave. Prendere profitti quando è ora, non fatevi prendere dall'avidità e da dire non prendo mai profitti perché continuerà a salire. No, un profitto è un profitto, ogni tanto va preso, ok? Quindi un po' di razionalità ci vuole e appoggio assolutamente quanto detto. Con la scusa di un problema che ho riscontrato su un bonifico, lo scam. No, mi ha contattato il nome del servizio clienti, mi ha chiesto la mail e la password. Sì, assolutamente no. Anche qua sottolineo anch'io, quando uno pseudo servizio clienti, perché ci sono un sacco di fake, in particolare su Telegram, è facilissimo creare account fake. Quando vi chiedono qualcosa come username e password, soprattutto codici vari tipo il two factor authentication di darglielo, chiavi private seed, mai, non rivelateli mai neanche al vostro miglior amico, non diteli a nessuno, figuriamoci a chi ve li chiede su Telegram, state lontani. Tra l'altro ho visto che le applicazioni scam su Google Play e su, insomma, online stanno proliferando, quindi attenzione. Ho visto una scam di IDEX che è falsa, che la scaricate, vi chiede subito la chiave privata e poi vi frega tutto quello che avete, quindi attenzione anche a quello, ok? Ci sono dei fake di Ledger Live, dei fake delle applicazioni di Trezor, quindi mi raccomando, quando rischiate di mettere la vostra chiave privata da qualche parte, piuttosto non fatelo e pensateci un milione di volte, perché è difficile che qualcuno ve la chieda. Molta attenzione a questo. Kusama, ok, qua l'abbiamo già risposta. Il re si sta muovendo, pump in diretta, a ridaglie, oh. Luca, prima che mi scattino gli stop loss su REN e KNC, andiamo un'occhiata ai grafici? Ma sì, dai, adesso andiamo a dare un'occhiata ai grafici. Cosa pensi delle varie EOS, Litecoin, Ripple, BCH che continuano a grattare il fondo anche in questo periodo di FOMO generale? La conferma che sono progetti senza senso di esistere o il prezzo di scambio riguarda solo la speculazione e non pesa il valore dei progetti? Guarda, tutte e due le cose, nel senso, da un lato sono, cioè, tutti questi che hai citato, io non sono un grande fan di EOS, forse è l'unico che potrei tra virgolette salvare, però sono progetti, cioè Litecoin, Ripple e Bitcoin Cash non hanno ragione di esistere fondamentalmente, e poi il prezzo di scambio effettivamente è tanto speculazione, nel senso, cioè, come fai a dare un valore a un altcoin se non, cioè, poi con fluttuazioni così ampie. Il prezzo di mercato già di Bitcoin è molto speculazione, sulle altcoins non parliamone. Non parliamo di scam che l'anno scorso nel fare arbitraggio sono incappato in un exchange scam che mi ha fregato 0,25 Bitcoin, maledizione, maledizione. Facciamo un altro sondaggio e poi passo all'analisi dei grafici, mi avete dato l'idea. Nuovo sondaggio, siete mai caduti vittima di scam? Non vergognatevi a dirlo, perché non c'è niente di male, figuratevi, a me hanno fregato il canale YouTube, quindi più scammato di me non c'è nessuno. Sì? No. 5 minuti, via, votate, visualizziamo poi i risultati, ok, sempre menu a tendina, giù e votate. Io dico sì a sto punto, perché mi hanno scammato il canale YouTube, quindi lo sapete, se mi seguite lo sapete. Allora, intanto andiamo a dare un'occhiatina ai grafici, quindi capitolo grafici on, charts mode on, bello BNB, dai, spingi. Allora, Bitcoin, bello anche lui, perché cosa vi stavo dicendo prima? Allora, qua è rimasto una freccina di quelle che avevo tracciato i giorni scorsi, perché qui c'era un segno interessante, il triplo sweep, che è un pattern che sto imparando sul Forex, cioè sto seguendo sul Forex, chiudo Yearn Finance intanto, che nessuno di voi mi ha risposto, quindi immagino che sia poco conosciuto, approfondirò, magari vi dirò io cosa scopro. Dunque, cosa dicevo? Il triplo sweep. Cosa vuol dire? Lo sweep è quando andiamo a pescare della liquidità e poi riassorbiamo, quindi shadow attack, tre volte sul Forex. Spesso seguo posizioni che poi adesso ultimamente sto prendendo più stop loss che altro, ma ne parliamo magari tra poco, che può essere un argomento simpatico e utile, perché
è costruttivo anche prendere stop loss, in particolare se sei all'inizio di una nuova operatività. Insomma, io sui 15 minuti per me è veramente come giocare col fuoco, però ci sto un po' prendendo gusto quando ho tempo di farlo, perché in me lì c'è da stare un po' più vicini ai grafici, però insegna, tutto insegna, ecco. Poi il Forex è un mercato un po' più efficiente di quello di Bitcoin e delle cripto, quindi è meglio sicuramente iniziare lì col trading intraday. In ogni caso, il triplo sweep è un setup interessante, perché spesso dopo che si fa uno sweep, in particolare dopo l'ennesimo sweep, più ce n'è e più è possibile, tende ad essere possibile, si forma poi una situazione bullish, ok? Si forma domanda, perché se già lo sweep in sé, andare a pescare liquidità per poi andare a spingere il prezzo verso l'alto, abbiamo una configurazione che è bullish di per sé, e se poi c'è continuazione rialzista è una confermona anche quella. Più sweep ci sono e più è probabile, perché? Perché ovviamente significa che nonostante andiamo a fare dei lower low, c'è la domanda sempre che interviene a spinge a rialzo, ok, la posizione. Quello che è accaduto su Bitcoin è un triplo sweep, poi subito seguito da un higher high. Un higher high che è il segnale più forte in questo caso, perché quello che aspettavamo era l'approccio innanzitutto con la trend line per un bias di brevissimo, che è stata sbranata da questa candelozza qui tre giorni fa. Primo segnale positivo. Dopo aver visto questa candela, però, noi eravamo tutti titubanti, perché? Perché, cancello un po' di sporcizia, eravamo abituati a questi pattern, questi falsi break, ovvero delle botte a rialzo seguite subito dopo da un assorbimento. E quindi giustamente uno dice, ma aspetta un attimo, non è che adesso non siamo ancora in higher high rispetto al precedente, quindi temo un po' la stessa cosa, il pump, poi magari una candela qui e poi patatrack di nuovo, un assorbimento di nuovo, un falso break. E allora siamo ancora un attimino a vedere che cosa sta succedendo. Poi il giorno dopo c'è stato un po' di flessione che è andata a ritoccare quest'area, che era un cluster di prezzo importante, e poi la domanda si è fatta viva di nuovo e ha dato follow up. Questo follow up si è concluso con un famigerato higher high. Abbiamo rotto questa resistenza 9450, che era appunto l'high precedente come in termini di chiusura di candela, e abbiamo chiuso sopra di essa. E c'è di più, tra l'altro. Questa stessa candela ha rotto una seconda resistenza, che è questa 9520, che l'avevo tracciata secondo me su time frame settimanale. Eccola, vedete, è questa qua, che origina da questa formazione puntiforme, poi è stata ritestata da qua, poi qua non ha fatto un granché, poi si è perso un po' via, insomma è una resistenza forse superata, si può anche dire, però vale la pena anche evidenziarla. Dopodiché cos'è successo? È successo che ieri abbiamo avuto una candela di scarso significato, perché è una candela di indecisione con un body piccolo, una shadow che è andata a testare, vedete, l'altro high che è sulla nostra testa, 9700, che è importante questo livello, perché vedete è il secondo high. Questo è un high precedente, questo è due high fa, ovviamente più highs andiamo a riconquistare e più c'è tendenza rialzista, più c'è forza da parte della domanda. E quindi il discorso è un po' questo, siamo andati a cozzarci contro, l'offerta si è fatta un po' vedere perché abbiamo riassorbito. Siamo andati in particolare a pescare un po' di liquidità in questa zona, vedete? Nella zona tra l'high scorso, 9450, e quest'altra resistenza, insomma la zona soprastante. Questo è un bel segno nel caso ci fosse follow up da parte della domanda, perché confermerebbe in sostanza il flip da resistenza a supporto. Cos'è un flip da resistenza a supporto? È una configurazione nella quale, è troppo comoda sta sedia che si inclina pure, ci dormi anche, ogni tanto anziché analizzare i grafici ti viene voglia di fare un pisolo, vabbè. Scusate per questo intermezzo poco utile per voi, vado avanti ad analizzare che è meglio. Dicevo, un resistance to support flip è quando una resistenza viene bucata, cioè si divora tutta l'offerta che c'è e la buchiamo, la superiamo finalmente. Cosa ho combinato? Scusate, ho cambiato grafico con una shortcut che non conosco, vabbè. Comunque, torniamo a noi, ce la possiamo fare. Andiamo a mangiare tutta la liquidità in offerta e riconquistiamo la resistenza.
Ok, per adesso è borderline la cosa. La conferma del flip è quando la resistenza viene riapprocciata dall'alto e mostra che laddove prima c'era offerta, adesso c'è domanda. E quindi approccio dall'alto e subito domanda che spinge verso l'alto. E questo significa flippare una resistenza, un supporto. Se il... cioè, questo come si traduce operativamente? Perché direte sì, ok, a parole è tutto molto bello, però... Poi cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che in sostanza abbiamo il break della resistenza, quindi la situazione qua, per capirci, siamo di fronte a un setup con potenziale alto rischio e alto rendimento. Perché? Perché è un setup anticipatore, non sappiamo ancora se avverrà il flip o se sarà un falso break. Le cose che ci possono confermare, cioè spostare più la probabilità a favore del flip piuttosto che a favore del falso break, sono la distanza a cui la candela rompe. Quindi banalmente, se la resistenza è questa e la candela rompe qui, è molto meno, cioè scusate, chiude qui, è molto meno probabile che sia un falso break. Non ci vuole una laurea, ok, per capirlo, perché è molto più difficile fare un riassorbimento il giorno dopo piuttosto che una candela che ti chiude timidamente sopra, tipo qua, ok? Quindi questo è un fattore. Il secondo fattore è il tempo che passa con il prezzo sopra la resistenza. Maggiore è il tempo che passa, minore è la possibilità di falso break. Ci sono sempre dei trade-off, perché se io sto ad aspettare del tempo c'è il rischio che mi perdo il retest e poi lui parte di nuovo dopo, magari domani già ti fa un altro pump e tu dici sì, ok, io volevo aspettare un po' di tempo per il retest per vedere la conferma e nel frattempo mi ha salutato. Cosa mi combini Bitcoin? Stai buono lì, guai a te. E quindi il trade-off è questo: da un lato ci sono le posizioni anticipatrici col massimo potenziale, perché io entrando già sul retest è il massimo del setup che posso avere, perché metto lo stop loss all'assorbimento del break, quindi appena sotto. Esempio, su questa candela, cioè volendo adesso si potrebbe entrare su questo setup qui, però è un setup anticipatore. Perché? Perché io ho rotto la resistenza, ricordo, la resistenza era questa. Ho rotto la resistenza, c'è un giorno di permanenza, adesso c'è un po' di flessione, quindi vabbè, volendo potrei entrare anche qui oppure mettere dei limit orders qua sotto. Tuttavia, cosa succede? Che ho massimo rendimento perché metto lo stop loss sotto la candela di break, quindi questa è la candela di break. Se la candela stessa viene ingolfata, quindi se chiudiamo qua sotto per dire, mi chiudo la posizione in stop loss, ok? Quindi io tendo a metterlo a chiusura in questo caso, altrimenti se non lo si vuole mettere a chiusura tocca metterlo un po' più largo, perché ovviamente potrebbe venire uno spike fin qua poi riassorbito, non sarebbe piacevole. E stop stretto, quindi un setup anticipatore, potenziale rischio rendimento molto alto. Di contro, ciò che ovviamente è a maggior rischio di posizione, perché se mi si riassorbe, cioè c'è una probabilità discretamente non trascurabile che si riassorba il movimento stesso e quindi di regalare uno stop loss al mercato. Questo è. Ovviamente se rimango, se aspetto più tempo, c'è il rischio miss di contro, cioè abbasso la probabilità di avere un falso movimento, perché se adesso continuiamo un po' a rialzo, così oscilliamo, ovviamente questo supporto è più facilmente un supporto, cioè è meno probabile che ci sia poi un riassorbimento dello stesso, perché siamo rimasti per più tempo, soprattutto se si vedono delle formazioni di domanda, ovvero diversi sweep appunto della liquidità con riassorbimento e chiusura sopra e formazioni di quel tipo lì, ok? Però di contro c'è più alta probabilità che riparta il mercato verso l'alto con un altro impulso rialzista, mi rompo un'altra resistenza e io sono punto a capo, ok? Va a finire che vado a seguire un treno che non becco mai. Quindi come comportarsi in una situazione così? È la domanda da $1,000,000. La risposta migliore secondo me è frazionare il rischio su più frangenti della posizione, magari non entrare, non fiondarsi subito adesso, subito appena c'è il break, aspetta, magari con una piccola parte di rischio, un R mezzi, un R terzi, entrare volendo anche subito,
consci del fatto che io devo rischiare meno perché ho un rischio rendimento più alto, quindi ho un potenziale maggiore che un R terzi mi diventi un più R o un più 2R, visto che ho lo stop stretto, però ovviamente quell'R terzi lì è più facile che lo perda rispetto che se aspetto ancora un po'. E soprattutto, ma ho acceso la luce, sì. Chissà perché. E soprattutto l'altra cosa che vi volevo dire è contestualizzare il break, cioè quanto è rilevante questo break sulla struttura macro, perché al momento noi ci stiamo focalizzando su una struttura che però è micro, lasciatemi dire, perché la macro, guardate, è sempre di range dal low all'high, quindi tra qua e qua. E questo diventa abbastanza chiaro se andiamo a zoomare su un time frame più ampio, guardate. Comunque qui sì, abbiamo una candela verde carina e tutto quanto, però ne abbiamo avute di rosse, cioè abbiamo avuto anche in passato candele verdi, così come anche questa e la seguente, e poi riassorbite. Quindi prima di urlare al miracolo, ecco, sul macro quantomeno vorrei vedere la riconquista di livelli importanti. Nel frattempo questo ci è utile per giocare sul micro, quindi sul breve. Personalmente io non lo sto facendo e non ho intenzione di farlo, perché finché siamo in lateralità io mantengo la mia posizione net long al 90% con l'edge al 10% short per l'appunto, ma non aprirò posizioni speculative perché per quanto mi riguarda la struttura macro sopra il time frame giornaliero, quindi sul settimanale, è laterale e mi regolo di conseguenza. Ci sarà tempo per aprire le posizioni speculative long quando Bitcoin andrà a rompere il suo bear range high, ok? Quindi se andiamo a superare i 10.200 e a chiudere qua sopra, ripartiremo alla grande, ebbene certo, e io andrò a cercare poi in seguito le posizioni long speculative. Non ho paura che mi scappi il treno, quindi attenzione, questo riguarda un discorso di speculazione, un discorso di investimento è diverso, perché se io vado a fare il trade non devo aver paura che mi perdo il treno, eccetera eccetera. Se faccio investimento altrettanto me ne devo fregare, ma in quel caso lì ovviamente non è che vado a cercare i setup di breakout e mica breakout, in quel caso lì è un discorso differente, magari aspetto i movimenti ribassisti, gli apici dei movimenti ribassisti per fare degli acquisti, faccio il mio piano d'accumulo, è una logica molto diversa. Lo dico perché spesso si tende a confondere le due cose. Il trading e speculazione è una cosa, l'investimento è un'altra, e le due operatività sono diversissime. Non è che aspetto il breakout e il retest per investire in Bitcoin. No, non ha nessun tipo di senso logico, perché questo è un setup di trading, non di investimento. L'investimento è un approccio differente. Piano d'accumulo, andare ad acquistare nei momenti in cui c'è un bear market da tempo, ci troviamo a prezzi molto bassi, insomma, delle logiche di questo tipo. Io prediligo ovviamente il piano d'accumulo perché è più alla portata di tutti, insomma. È il classico, quando qualcuno non sa niente, mi viene a dire come posso fare a investire in Bitcoin, che io ovviamente non posso dare consigli finanziari, sappiatelo, però il consiglio che do di solito è fai un piano d'accumulo, alla fine va bene un po' per tutti, così non impazzisci dietro il prezzo, eccetera eccetera. In ogni caso, questo, lo scenario bullish è un po' questo, quindi la riconquista di altre resistenze e i flip a supporto, e ogni resistenza ovviamente si può giocare col resistance to support flip, con queste tipologie di posizioni che però secondo me vengono meglio sull'intraday. Quindi abbiamo visto il break, prendiamo il break sul daily, quindi si forma un certo tipo di struttura, abbiamo fatto un higher high, scendo sul 4 ore sull'intraday e vado a posizionare il mio setup qua, perché appunto è un'operatività di questo tipo, non sicuramente sul macro. Per propagarsi sul macro cosa serve? Conquistare altre resistenze e andare a rompere a rialzo questo strabenedetto range. Questo è. Lo scenario bearish, al contrario, quindi l'invalidazione di tutto, sarebbe l'assorbimento dei break. Quindi, come abbiamo riconquistato questa resistenza? Perderla, perché la definizione di struttura bullish è le resistenze cedono e i supporti vengono difesi. Banalissimo, ok?
E la definizione invece di struttura bearish è: i supporti cedono e le resistenze tengono. Quindi fin tanto che andiamo a fare dei massimi maggiori, cioè higher highs, higher lows, le resistenze cedono, i supporti generano domanda, come in questo caso si fanno degli sweep, si fanno dei failure swing, abbiamo dei body più grossi sulle candele verdi che sulle candele rosse, volumi più sbilanciati sulla domanda che sull'offerta, eccetera eccetera, abbiamo una struttura bullish, e quindi sui time frame inferiori possiamo andare a cercare il setup long con la dovuta price action. Al contrario, se dovessimo riassorbire in primis 9.004,40, quindi ritornare qua sotto, poi riperdere anche il break da 9.250, ovviamente diventiamo sempre più bearish e basta. E quindi il target sottostante sarebbe il famigerato range low, dove puntiamo un po' gli occhi. Questo è quanto direi per quanto riguarda Bitcoin, quindi bello il movimento, però non facciamoci troppo illudere, perché per adesso è una fiamma nata dalla paglia. Poi se questa paglia incendierà anche tutto il bosco, che brutta metafora che ho fatto, lo vedremo dall'effetto palla di neve che potrebbero fare la riconquista di questi altri high, insomma, e in ultima analisi poi del range stesso. Andiamo avanti adesso con le altcoins, quindi Ethereum in primis, che è la mia posizione long. E su Ethereum, tra l'altro, ecco, un'altra cosa che mi dà molta molta gioia è il fatto che, se vi ricordate, quando abbiamo fatto l'ultimo video sull'asset allocation, a luglio vi dissi che avevo aumentato del 5% l'esposizione su Ethereum del mio portafoglio investimenti. Ecco, questo è un altro discorso legato all'investimento, l'allocazione di portafoglio, che è diverso sempre dal trading. Quindi nella nostra tabella immaginaria con due colonne, investimento, trading, nel trading mettiamo i setup, mettiamo il rischio controllato, il dimensionamento appunto della posizione in base al rischio, lo stop loss sempre presente, mentre nell'investimento mettiamo il piano d'accumulo, l'acquisto quando il prezzo è basso, il ribilanciamento di portafoglio, che significa dare delle percentuali a ogni asset in base a un nostro piano di investimento. Il mio prevedeva nel mese di luglio, che ogni mese io ribilancio le percentuali, un'esposizione del 15% anziché del 10% su Ether. Di solito io avevo il 10%, ho aumentato al 15% perché DeFi, sostanzialmente, questo trend, il trend appunto di spostare molti asset sulla blockchain Ethereum, il trend della DeFi, insomma tutto questo. Io, anziché investire sui token DeFi, ho preferito rimanere conservatore di nuovo e amplificare un po' la mia posizione su Ethereum. Inoltre ho la mia posizione speculativa long su Ethereum, che stanno andando bene tutte e due, insomma. È importante fare questi ragionamenti, perché è ciò che dà poi, anziché appunto puntare sul 100 per e 1000 per, soprattutto quando si inizia ad avere un capitale un po' più significativo, perché finché metto 100, 1000 euro, ok, dico magari faccio la mia scommessina, non diventerò povero se li perdo, e magari nel caso fortunato mi arricchisco, perché può succedere. Però ovviamente se uno ha un portafoglio, un capitale più ampio, caspita, deve ragionare in maniera diversa, ed è così che l'investitore deve ragionare. Io incentivo anche chi ha un capitale più basso a ragionare da investitore, perché ci si proietta in un mindset che è più giusto rispetto che fare la scommessa. Però mi rendo conto che molti sono qui per trovare la scommessina, per trovare il biglietto della lotteria nell'altcoin che farà 100 per. Ok, va bene, posso capirlo, che dire. Si chiama gambling però. Ethereum, lato fondamentale ve l'ho spiegato, lato speculativo, il setup, vabbè, io ero entrato all'inizio qua su un famoso appunto support to resistance flip, cioè resistance to support flip, costrutto di bottom, stop loss qua sotto, break e un po' di permanenza di qualche giorno. Ho messo l'entry sul retest proprio della zona di liquidità appena sotto il top della shadow, no? Il solito discorso, vi ricordate, del top della shadow prima del breakout, eccetera. E mi è partito un entry.
Poi la storia della mia posizione, brevemente, avevo fatto un take profit su questo livello, cluster intermedio, poi è stato rotto con tanto vigore che mi è venuta voglia di riaprire un limit buy sul medesimo livello, mi è stato fillato, qua ho avuto anche una fortuna notevole, diciamo la verità, perché quando bisogna dirlo va detto, la fortuna gioca sempre una parte non indifferente, fillato anche qua, lo stop loss l'avevo spostato qua sotto, in quanto si era formato un range abbastanza importante. È una posizione vecchia che vi ho già spiegato n volte, però negli ultimi live non ve l'ho più spiegata, quindi magari, visto che c'è molta gente nuova e quant'altro, ve la riepilogo per tutti. Poi c'è stato un altro break e retest, guardate che pulizia incredibile che ha avuto. Questo è la definizione da manuale di resistance to support flip. Guardate, abbiamo un range, questo, con una resistenza che è 0,0253, sopra abbiamo della liquidità in offerta, che sono tutte queste shadow. Perché? Perché abbiamo tentato di bucare soppresso, con tanti sweep, vedete? Questo è uno sweep, questo è un altro sweep. E poi cos'è successo? È successo che finalmente una candela è riuscita a compenetrare questo benedettissimo pool di liquidità in offerta. Ce l'ha fatta, subito dopo c'è già stato un retest immediato con domanda, vedete, domanda già, poi un po' di permanenza che, come vi ho detto, aumenta la possibilità di non falso break, e poi un altro retest e la domanda, direi a sto punto ha detto: senti, ma hai rotto le scatole, to the moon e non tornare più indietro. Ed ecco che laddove prima c'era offerta sorge domanda e abbiamo il flip da resistenza a supporto. Questa banalmente è la cosa. Adesso addirittura abbiamo fatto un costrutto potentissimo, perché abbiamo fatto un higher high rispetto a questo e a questo per adesso, perché ci stiamo chiudendo sopra, e quindi stiamo facendo veramente un high che è cioè riferito a un periodo veramente lungo, quindi è, oserei dire che su Ethereum la struttura è parecchio bullish, quantomeno. Quindi adesso vediamo fino a quanto si estende. Il prossimo livello utile, dove eventualmente andare a posizionare un long, si aggira intorno allo 0,0276, che è l'ultimo high. Questo è lo vedete qui, perché in realtà su time frame settimanale è la chiusura della candela lì. E quindi ecco, questo è il primo livello da tenere d'occhio, eventualmente su una posizione, un setup di retest dopo la rottura per l'ennesimo flip resistenza supporto. Vediamo quanto si estende, perché se si estende molto potrebbe valer la pena magari considerare anche questo livello qua come possibile entry. Per adesso è presto per dirlo, perché siamo ancora in estensione. Poi continuiamo con Kava, l'altra altcoin sulla quale, ecco, attenzione, l'altra altcoin sulla quale ho fatto take profit per la stragrande maggioranza, l'ultimo l'ho fatto più o meno qui, sembra avere il tema della fortuna, e su Telegram trovate in ogni caso in tempo reale, nel momento in cui ho fatto take profit l'ho scritto, quindi non vi sto dicendo le cose perché è già successo, ma come vi condivido tutti i miei stop loss sul Forex, che sono una ciofeca incredibile, vi condivido anche tutte le posizioni sulle cripto in tempo reale. In sostanza, la posizione su Kava mi è rimasto una piccola parte aperta, che ho intenzione di chiudere laddove si palesa una struttura bearish, quindi un setup short su time frame giornaliero. Abbiamo il primo segno, perché guardate, allora abbiamo questa cosa qua, il sell off. Ve ne ho parlato anche nello scorso live, ma lo ribadiamo. Questa candela, questa, per capirci, è una candela di grandissimo significato, perché mostra come c'è stata un'estensione così. Cioè, immaginatevi il breakdown di questa candela. Cioè, la prima fase è, eravamo qui, abbiamo chiuso qui. Pump per arrivare fino in alto, fino al top, e poi dump. Questo tutto in un giorno, un intervallo del 20%, avevamo calcolato l'ultima volta. Questo significa che la prima fase di questa candela, che va da qui a qui, sono i FOMO buyers che pompano il prezzo ulteriormente, e poi i grossi capitali che gli dumpano in testa, e inizia, è il primo segno di possibile inversione. Non sempre si traduce in un'inversione una candela di questo tipo, ma spessissimo
è una fase terminale del trend, quindi magari ci sarà un altro higher high, magari recupereremo una parte, però quando io vedo una candela così io non entrerei long nemmeno con i soldi di un altro, per farvi capire quanto ci do peso, cioè insomma mi espongo molto, voglio essere trasparente e chiaro con voi. Poi ovviamente dobbiamo vedere cosa succede dopo, perché se dopo abbiamo di nuovo domanda che pompa pompa pompa, ok, è vero, quella lì è una candela significativa, è una probabile fase terminale del trend, però non nel 100% non esiste mai. Se al contrario dopo l'offerta continua, come in questo caso, guardate queste shadows tutte, insomma abbiamo degli sweep di quest'ultimo high, anche se c'è in mezzo quella shadow one lì, però abbiamo tanta offerta, cioè ci ha provato a risalire sopra la chiusura, ma sempre l'offerta ha sempre bastonato duro. Dopodiché addirittura abbiamo il break di questo low, vedete, oggi stiamo chiudendo qua in basso. E questo è il secondo segno di inversione della struttura. Il terzo qual è? Il lower high. Quindi qualora adesso andiamo, vediamo dove arriviamo, poi riproviamo a trovare uno swing high e lo troviamo più basso, bene, io chiudo la totalità della posizione. E ciao, è stato bello, cava, finché ha durato, ci vediamo alla prossima. Molte coin stanno esibendo un andamento di questo tipo, tra cui Band. Motivo per cui ve lo mostro. Attenzione a Band, perché vedete c'è questa candela qua, quindi per quanto la coin di per sé i fondamentali siano belli, ottimi, bellissimi, è in palesissima iperestensione, non ve lo devo spiegare io questo, e inoltre c'è questa shadow da FOMO buyers più sell off, quindi questo è un segnale di pericolo enorme, ok? Questo per me vuol dire no long, no long, ok? Questo per me vuol dire quello. Quindi, dopo cosa abbiamo? Abbiamo un follow up di domanda ancora, però vedete che non riesce neanche a conquistare l'high, non ci arriva, e l'offerta schiaccia. E adesso abbiamo un rischio anche qui di break della struttura, quindi attenzione a Band, non facciamo i permabull, perché è pericolo. C'è questo bel cluster che potrebbe essere, in caso di inversione, una zona di entry molto golosa, con lo stop loss anche lui bello definito, insomma da seguire assolutamente, però occhio a non longare così alla cieca. Poi vediamo BNB, che ho finalmente una coin che sta esibendo un bel comportamento. BNB, ero entrato long su un support, su un resistance to support flip anche qua, perché BNB è BNB innanzitutto, non ha bisogno di presentazioni, cioè i fondamentali sono quelli di Binance, quindi è inutile, c'è un cash flow, c'è un modello di business che funziona, il token burn, l'utilità sull'exchange, gli sconti sulle fees, il launchpad, insomma ve lo devo spiegare io che è utile BNB se uno usa l'ecosistema di Binance, direi di no. Quindi fermo restando che i fondamentali sono ottimi e quello è un motivo già per investire volendo in BNB, cos'altro c'è? Il grafico, cioè il grafico è una bomba in questa situazione, perché avevamo una fase di bolla, che vedete che neanche BNB è esente dal fatto che il mercato punisce tutti allo stesso modo, quando una coin estende più corregge. Questa fase correttiva che ha visto BNB, io me lo ricordo come se fosse ieri, che c'erano tutti gli holder scoraggiati, perché dicevano, erano abituati a vedere solo dei nuovi massimi. Noi con la DeFi ci troviamo da qualche parte qua, secondo me, all'incirca, ok? Tutti abituati a vedere dei pump, nuovi massimi, moon, e poi fai i conti con la dura realtà, che il mercato punisce, perché prima o poi distribuisce, non è che una coin può solo essere comprata, perché prima o poi l'hanno comprata tutti, l'hanno allungata tutti, qualcuno inizia a shortare, chi è più furbo, che vede la possibilità di top, inizia a shortare, inizia a vendere, babam babam babam, cosa succede? Corregge, e anche BNB ha corretto a lungo, oserei dire, guardate che legnata che ha preso, perché è durata, facciamola partire da, questa già era una distribuzione, ma vediamo da qua, è durata 160 giorni di downtrend per BNB, che è una delle coin più solide in esistenza, e ha perso il 61%, cioè
nel senso, attenzione. E poi, come se non bastasse, è seguito un range della durata di 220 giorni, quindi per più di un anno, bear market o lateralizzazione per BNB. Ecco, non aggiungo altro. E quindi attenzione a comprare i token DeFi alla cieca, nel senso, perché se BNB ha corretto così tanto, figuriamoci il balancer di turno piuttosto che simili, insomma, vabbè. Poi il discorso era che ha fatto un range estremamente lungo con un range high e range low ben definiti. Questo su time frame settimanale era un supporto pulitissimo con liquidità sottostante nella zona verde. E poi c'è stata una cosiddetta deviazione, ovvero un breakdown dal range, test, andiamo a pulire un po' di liquidità qua, che questa poi col senno di poi è stata un'accumulazione, perché poi abbiamo riconquistato il range. Ecco, questa freccia è uno dei segnali più forti che esistono, e tant'è che io subito vi ho detto su Telegram, quando ho visto questo movimento, eravamo più o meno qui, vi ho detto identificare zona che è diventata da liquidità in offerta a possibile liquidità in domanda, addirittura in anticipo, non ho aspettato, ho messo il limit order subito, perché era BNB, perché c'era un range di durata pazzesca, c'era un reclaim del range low che è un segnale veramente forte, e allora ho detto vabbè, o lo metto qua o non entro più in un altcoin nella mia vita, perché un setup così pulito raramente capita. E quindi con stop loss largo, l'ho messo io addirittura qua sotto, ma vi avevo detto c'è la possibilità speculativa di metterlo anche qui, lo stop loss, sotto a questo order block, questa candela potenziale order block per l'appunto, e niente, era un setup che era veramente digeribile da tutti secondo me, e quindi io sono entrato, al momento mi trovo in una buona posizione, qualora poi dovesse prendere un buon trend, sono in vantaggio rispetto al mercato, che è importantissimo. Il rischio è il mio R classico, il 2% del capitale speculativo, nel caso in cui andasse a fare nuovi minimi e basta. E poi io ho il mio famoso holding ormai di pubblico dominio dei famigerati BNB che ho nel mio portafoglio, che anche quelli lì, diciamo che se BNB dovesse salire, inizierebbero a diventare un guadagno interessante. In ogni caso questa BNB, per chi non fosse ancora entrato, visto che magari qualcuno è ancora in attesa, non lo so, si sta formando un altro pattern interessante, che è quello di una specie di una V doppia alla fine. Inoltre qua sotto c'è anche un clusterino, questo tac, quindi questa è un entry galattica nel caso, cioè se rompiamo qua sopra, magari andando a pulire un po' anche questi high aspettando lì, quindi gravitiamo da queste parti, ci sta un entry in questa zona qua, tac, e volendo, adesso dipende quanto gravitiamo in alto, cioè quanto rompiamo a rialzo, se più siamo lontani più ci può stare, l'entry si può distribuire fin qui, perché c'è il discorso del top della shadow prima del break, eccetera eccetera eccetera. Basta, questo è quanto per BNB. Basta, queste sono le mie posizioni in altcoin, al momento non ne ho altre, quindi io passo la parola a voi che mi chiedete le altcoin del momento da analizzare, insomma ditemi un po'. Swipe, andiamo a vedere Swipe, opportunità o elastico che sta per rompersi? Allora Swipe è molto molto interessante anche lei, perché ho sentito che le fees della Binance Card verranno pagate in questa coin, eccetera 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 eccetera. Il problema qual è? Ve l'ho detto qual è il motivo per cui io potrei, cioè escludo delle coin oppure no, uno delle quali è l'essere neolistate. Quindi questa ha uno storico relativamente scarso, non so se prima era su qualche altro exchange, vediamo, su Poloniex, no, non credo. Non so da quanto tempo esiste effettivamente Swipe su KuCoin,
Di solito, ecco, sì, no, esiste infatti da tempo, immaginavo. No, niente, come non detto, però la sua storia inizia un po' qua, perché prima non se ne parlava molto, oserei dire. Però, beh, di sicuro almeno qualche dato in più per fare, per tracciare supporti e resistenze ce l'abbiamo. In ogni caso, vabbè, se dovessi considerare lo storico, sicuramente adesso è bello esteso e aspetterei gli approcci con questi due livelli, però ve l'ho detto, c'è talmente una linea di demarcazione da qui a qui, che è cambiato, cioè sono due epoche diverse per Zwipe, che io la considero tendenzialmente una coin nuova, quindi io mi baserei sul pricing che ha su Binance per evitare di fare confusione sul passato. Di conseguenza, non avendo una chiarissima idea sul cosa fare e cosa non fare, io preferisco star fermo, perché altrimenti vado sul side del gambling, sulla scommessa. Cosa che non mi piace molto, quindi per quanto il progetto sia ottimo e la coin abbia un potenziale pazzesco, preferisco rischiare il miss che rischiare di prendere una posizione che non mi è ben chiara. Di nuovo ribadisco che speculazione 100, perché abbiamo una struttura che non ve lo devo spiegare io, è bullish, abbiamo un rialzo unico, quindi se io vado sui time frame intraday, chiaramente posso andare a cercare dei setup long. Niente, niente da dire su questo. Tant'è che guardate qua, ad esempio, io ho il fetish un po' dei clusterini di prezzo. Vedete che questo ha funzionato qua alla fine. Tac. È stato rispettato. Cioè, break, poi flessione, l'ha pescata la liquidità e subito la domanda ha incalzato. Comunque, il discorso è questo: cioè, sulla speculazione, ok, porte aperte sul breve, però. È un discorso diverso se si fa una posizione più sul lungo termine. Allora, andiamo avanti, vediamo cos'altro abbiamo. Dunque, se vedi anche un progetto come Beam, Privacy Coin, ok, qua c'era una discussione in atto, vediamo. Allora, la DeFi è scam, speriamo che duri ancora un po'. Addirittura, questa è un'affermazione pesante, un'affermazione pesante. MTA, ma MTA non è mica listata da nessuna parte, mi pare, praticamente. Elrond nel fondamentale come lo giudichi? Ma bene, è scalabile, cioè una blockchain che ha assolutamente il suo perché, è estremamente scalabile, estremamente veloce e poi mi pare che Binance ci stia puntando molto, insomma. MCO nel lungo periodo tipo 6-7 mesi. Andiamo a vedere MCO Bitcoin Daily. Non benissimo, dai. Non benissimo, oserei dire. No, è brutta, brutta, brutta. È in downtrend. Perché qua non riesce neanche a fare un higher high. Qua fa gli higher low, adesso cercherà il suo low, vediamo, però questo è un grafico settimanale. Però non, ti dico la verità, non la toccherei come investimento una coin di questo tipo, forse neanche come speculazione. Non mi piace. Non mi piace affatto questo grafico. Nulls, che mi tolgo lo sfizio, andiamo a vedere Nulls Bitcoin. Allora. Ah, guarda, mi sa che non è la prima volta che la proponi. Avevamo individuato qualche supportino interessante, tipo 4702, 4763 e sopra 5603, perché c'era il clusterino qua, quasi invisibile. Allora adesso sta flettendo un po'. Ecco, non mi piace molto questa candela di offerta che ha ingolfato la precedente, quindi ha tutto l'aspetto di un mega sell-off ed è sempre per il discorso di prima, il long lì non mi piace in vista di una candela del genere, nonostante non sia iperestesa come le coin che abbiamo visto prima. Tuttavia, questa è una lampadina gialla, diciamo. In suo favore abbiamo che un po' di domanda si è vista in approccio con questo supporto. Però non, cioè, se devo guardare la domanda e l'offerta, mi sembra che al momento ci sia un po'
a favore l'offerta, nel senso con questo pump, sell off, engulfing, follow up di offerta con perdita di questo primo cluster, questo primo supporto, e poi abbiamo toccato il secondo supporto qua, che è una zona abbastanza importante, e non c'è stata una reazione forte dalla domanda, tant'è che il body è microscopico, è una candela di indecisione questa, quindi per me no, a dire la verità, non credo che aprirei una posizione. H-bar, andiamola a vedere subito, ed era Ashgraph, eccola. Allora, e qua purtroppo è un grafico a tipo elettrocardiogramma che non dice molto, dice lateralità, abbiamo un low qua giù, un high qua su, e poi adesso ci stiamo muovendo più o meno a metà strada, quindi è un grafico che ahimè non mi dice molto, e anche sul daily non fa eccezione, perché abbiamo una situazione, cosa ho fatto? Cos'è l'order book? Oh no, non lo voglio l'order book. Bello però, non lo sapevo che TradingView desse la possibilità anche di vedere l'order book. Beh, dicevo, è un po' così laterale, con pochi spunti operativi secondo me. Qui abbiamo fatto un mega sweep dei low, vedete, con subito assorbimento, ma no, non dà spunti operativi, ecco, sinceramente. Ciao Luca, mi è appena arrivata la MCO card, ora vedremo come funziona. Dai, tienici aggiornati, vediamo un po'. Dunque, vediamo cos'è che hai scillato. Qua c'è stata una scillata. Puoi analizzare CRO e ADA per piacere? Certo che sì. Allora, CRO, BTC, OKX. Questa va, chi la ferma più? Va avanti, va, spinge. È molto estesa, devo dire. E al momento è un po' ferma, nel senso c'è una fase laterale, però la struttura è bullish, che dire, è il solito discorso, speculazione ci può stare, cioè in caso di ulteriore break ad esempio mettere uno stop loss qua sotto e cercare il setup ad esempio sul retest, ci può assolutamente stare, però investimento un po' iperestesa per i miei gusti. Cardano, io l'aspettavo qualora volesse flettere un po'. Avevamo questo supporto a 1212 settimanale, correggetemi se sbaglio, yes, e ha pescato liquidità da sopra questo cluster che attualmente è la resistenza. Abbiamo quindi un primo supporto a 1212 sul quale si potrebbe andare a operare speculativamente qualora ci fosse domanda, ok? Altrimenti abbiamo questa zona che va tra i 790 e i 950, che è più in basso. Quindi la prima fermata è 1212 con che possibilità ci dà? Ma non lo so, perché lo stop loss poi andrebbe messo un po' qua sotto. È la prima zona, è un po' quella lì, magari di andare a pescare, andrà a pescare un po' di liquidità qui sotto al supporto stesso. Lo stop loss si potrebbe mettere sotto i 1000 ad esempio, e a fare una posizione trend follower. Qualora venisse invalidata si potrebbe riproporre la posizione più in basso, sempre long perché la struttura comunque è bullish come vedete, e mettere lo stop loss in questo caso sotto i 690, che è il supporto sottostante. L'assorbimento dei 690 invalida del tutto la struttura bullish, quindi buonanotte. CRO credo spinga perché tra syndicate operazioni varie stanno pompando bene il token. Quoto al 100%. A tutti arriva la MCO tranne che a me, siamo in due. Buonasera a tutti, io vado, G10, buona serata e buon weekend ovviamente. Sarà anche commerciale, ma sta dando frutti notevoli. Sì, è vero. Devo dire che funziona abbastanza. Allora. Ah, l'ultima cosa che vi volevo far vedere era l'angolo Forex. No, la mia ultima posizione, sarò brevissimo, perché è il mio ennesimo stop loss su un setup che era interessante, su euro sterlina, dove avevamo una struttura che avevo definito bullish perché c'era un reclaim del canale, vedete questo canale, questo uptrend channel,
L'avevamo perso e recuperato anche sul questo è il settimanale, andiamo sul daily. E poi soprattutto l'approccio con questo cluster di prezzo mi era piaciuto, perché avevamo questo cluster di prezzo, è sulle 4 ore, è sull'intraday, vedete, vale qua, e avevo creato un setup, adesso non mi ricordo, ce l'ho sul mio drive, mi sa. Allora, tra tutte queste varie bellissime cose, Trading Journal Forex, eccolo, eccolo qui, vedete? Questo qui è la mia ultima posizione. Questo Trading Journal io ve lo rendo sempre pubblico sul nostro Telegram e tengo, allego le foto poi di tutte le posizioni. Vedete qua? In sostanza avevo questa idea, visto la struttura bullish, il recupero di questo cluster, che altro non è che questo, attenzione, ci troviamo più o meno qua. La mia idea era di entrare sul cluster stesso, ok? Di usare questa candelina come stop loss, come riferimento per lo stop loss, mettendocela sotto alla shadow, e di fare take profit alla prima zona di resistenza, che era più o meno qui, per non essere troppo avido. Quindi la mia posizione era designata in questo modo. Com'è finita? È finita in quest'altro modo, guardate. Praticamente io avevo aperto qua la posizione, come vedete qua, avevo messo lo stop loss appena appena qua sotto e mi è scattato per tipo 2 pips, e poi è ripartita, è andata in take profit e poi di nuovo ha flesso sul cluster, è andata di nuovo nella mia zona di take profit, poi vabbè, si è evoluta a modo suo. Però mannaggia me, di nuovo ho sbagliato con lo stop placement, cioè sono stato un po' troppo stretto, e soprattutto quello che è accaduto non è un rimbalzo sul cluster, ma è stata una deviazione sotto al cluster e poi un reclaim dello stesso, quindi potevo forse attendere anche quello. Il setup era sensibilmente diverso, ma anche un setup come il mio con uno stop placement diverso avrebbe funzionato. Tutte queste sono lezioni, insomma, che alla fine stop loss dopo stop loss si imparano, ed è proprio per questo che ho deciso di investire, tra virgolette, un po' di play money, perché uso ovviamente un capitale a rischio bassissimo, tipo $10-15 per trade, una cosa del genere, però per imparare davvero qualcosa anche su un trading differente dal mio. E giusto per fare la scillata, vi ricordo che utilizzo PrimeXBT come exchange, perché mi permette di fare trading sul Forex usando come collaterale Bitcoin senza KYC né sbattimenti vari e fees molto basse. Quindi mi sono buttato su questo exchange esotico, e vi scillo il mio referral link chiaramente in descrizione su YouTube per chi mi sta guardando su YouTube, in modo da, se lo volete provare anche voi, mi girate parte delle vostre fees, è il classico referral link, insomma. Basta, adesso abbiamo terminato, oserei dire, perché è 1:40 e passa. Guardiamo l'oro, hai ragione, guardiamo l'oro, perché ve l'ho promesso, quindi adesso lo guardo, non si scappa. Allora, l'oro, dove sei, nonché Pax Gold, dov'è che lo guardo di solito? Mi pare qui, che ci avevo tutti i miei segni, esatto. Allora, io ho una posizione aperta di lungo periodo sull'oro da questo prezzo, 1673, da tempo fa, per via di quella specie di teste spalle che avevo condiviso al tempo. In questo momento ha fatto un altro breakout, vedete, da questa zona laterale. E quindi è una struttura fortemente bullish, quindi dal punto di vista daily, così, la prima zona da tenere d'occhio, che dire, è questa area qua. E considerando anche le shadow, siamo un po' in price discovery, perché in questo periodo è al suo massimo e quindi può diventare un po' difficile il trading. Tuttavia attenderebbe sicuramente una flessione per fare un buy the dip in zona, magari o di retest di quest'area qua, che potrebbe essere un entry primo, oppure vedendo domanda a un certo punto anche a mezz'aria, quindi scende, fa una candela engulfing bullish, comincia a salire, ecco lì potrebbe essere un possibile costrutto di entry che poi si viene a fare. Cioè, mi spiego meglio, abbiamo il primo caso ovviamente di ritorno qua, però visto che si sta allontanando molto è difficile, potrebbe non farlo. Quindi cosa potrebbe fare?
fare, prima o poi inizierà a stornare. Durante lo storno magari c'è un impulso di domanda, quindi un candelone engulfing bullish, a cui magari segue un'altra flessione, poi altra domanda, abbiamo un higher high, entriamo subito, e questa con lo stop loss poi qua sotto, questo è un costrutto di entry possibile. Bene, abbiamo visto anche l'oro, così vi ho soddisfatto anche su questo, almeno lo spero. E ragazzi, che dire, io vi ringrazio di nuovo, mi sono cavato le otturazioni e le ho messe in cassetta di sicurezza. Ottima idea, dai, qualche grammo d'oro ce l'hai. E vi ringrazio di nuovo di avermi seguito, mi raccomando, seguitemi anche sul tubo se non lo fate ancora, iscrivetevi, lasciatemi un like se mi state guardando sul tubo. Questo weekend, se riesco, porto a termine il primo set di Token Set, quindi il social trading per seguire le mie strategie, investendo direttamente nelle mie strategie in maniera decentralizzata, quindi non date i fondi a me, semplicemente acquistate una quota di un qualcosa di pilotato da una mia strategia in pieno stile DeFi con Token Set, come ne avevamo parlato. E se riesco lo mando live già la settimana prossima, vediamo quanto tempo avrò questo weekend, che ho anche una grigliata abbastanza impegnativa, quindi vediamo un po' come vanno le cose. E in ogni caso, a parte tutto, vi ringrazio per avermi seguito, tenetevi pronti per tutti i contenuti golosissimi che sono emersi dall'intervista con Conio, che sono più di carattere fondamentale, economico e anche culturale, secondo me, perché si parla davvero di futuro del denaro, futuro del Bitcoin, futuro dell'economia, e vedrete che vi piacerà tanto. Quindi non perdetevi quei video, continuate a seguirmi, mercoledì magari vi porto Pietro e ci facciamo due chiacchiere, che secondo me viene un altro video bomba, e basta, dai, adesso vi lascio andare, buon weekend, occhi puntati su Bitcoin, su BNB e tutto quanto, passate un buon weekend di nuovo, vi faccio un caro saluto, arrivederci, alla prossima, e ciao, basta, vi lascio, ciao a tutti.